Qualche settimana fa ricevetti una telefonata dall'organizzatore del mio spettacolo in Lituania, quello che avrebbe dovuto svolgersi il prossimo 26 aprile, e mi disse che stava ricevendo delle pressioni molto forti dai giornalisti, dai politici, che avevano saputo che io avrei fatto il mio spettacolo, Pupo e gli amici, il 15 marzo al Cremlino. Ecco, loro in qualche modo, velatamente, mi fecero capire che se io avessi cantato al Cremlino non avrei potuto, cantare in Lituania. Ecco, ora, amici, con tutto il rispetto, io posso prendere, ordini dagli amici lituani e in qualche modo seguire le loro indicazioni. Con tutto il rispetto, nella mia vita non ho mai preso ordini da nessuno, ho sempre fatto quello che ho ritenuto giusto e opportuno. Io credo che la cultura, l'arte, la musica non debbano subire nessun tipo di censura. Io canto in Russia volentieri, con gioia, come canto volentieri in Lituania e in tutti i paesi del mondo. C'è da dire una cosa. I signori lituani parlano di intolleranza, ma in questo caso mi sembra che gli intolleranti siano loro, perché in Russia nessuno mi ha mai messo di fronte alla scelta, per dire, ecco, se canti in Lituania non potrei più venire a cantare in Russia. Ecco, questa cosa non l'avrei lo stesso mai accettata, perché sono un uomo libero, un artista libero e che ama la libertà e che rispetta tutte le culture del mondo. E chiunque voglia impedire agli artisti di portare la loro arte e la loro creatività ovunque nel mondo, chiunque lo voglia impedire, non va d'accordo con me. Я столько дней за него и держись, я столько миг между прошлым и будущим, именно он.